Dunque, la mia assenza in questo periodo non è stata perché non volevo venire a Arezzo, è stata dovuta al fatto problemi di lavoro. Siccome in Italia, nonostante quello che sentiamo, che dicono, il PIL, tutte quelle cose là, c'è una forte crisi e quindi mi sono andato a cercare il lavoro all'est. Sono tornato vincitore, quindi sono contento e rieccomi qui a Arezzo. Quindi non c'è stato assolutamente nessun, diciamo, abbandono. Dopo un lunghissimo silenzio, il presidente dell'Arezzo Mauro Ferretti è tornato a parlare in conferenza stampa su tutti i temi caldi in casa Amaranto, a cominciare dal futuro del rapporto con Eziolino Capuano. Allora, è stato messo in discussione, io l'ho letto dalla stampa, da quello che scrivete. Come lessi parecchio tempo fa che un certo Natale, a Natale Ferretti decide se vende. Io a Natale me ne stavo ai Caraibi, quindi non è che pensavo a vendere. Quindi non so come nasce questa cosa. Eziolino ha fatto in 2 anni un grandissimo lavoro. La mia memoria non è corta, perché io mi ricordo di chi ha dato qualcosa a me e quindi in questo caso all'Arezzo. Purtroppo le aspettative che avevamo non sono state raggiunte. Il fatto del contratto non è assolutamente un problema, perché se è stato firmato un contratto, il contratto sarà onorato o in un modo o in un altro modo. Quindi aspettiamo la fine del campionato e saranno prese le decisioni. Ci tengo a dire che un mese fa, credo, 2 mesi fa, è stata fatta una riunione dove era presente il mister, perché l'ho voluto io presente, per spiegargli il nuovo programma del futuro che abbiamo studiato con Andrea Riccioli e con Roberto Gemmi. Quindi lui è al corrente dei vari sviluppi che ci sono. A fine campionato, quindi il 9 maggio, tutti decideremo se lui vuole far parte del nuovo programma o se noi riterremo che non può far parte di questo programma. Il gossip non ha fatto altro che mettere questa dirigenza in una situazione molto difficile rispetto alla piazza, tanto è che è la prima volta in vita mia che dove vado io mi trovo la polizia fuori. Alla domanda mi dicono ordine pubblico. Quindi siamo arrivati a questo punto. Allora, a me mi piacerebbe parlare di calcio, di programmi futuri. Vedo che non si parla altro che di Capuano. Allora, chiarisco una volta per tutte, io non, anzi, ci siamo parlati in una camera da soli prima. Io non ho assolutamente niente contro Capuano. Lo ringrazio pubblicamente come ho sempre fatto, per tutto il grande lavoro che ha fatto. Questo è il rapporto personale. Poi c'è un rapporto di lavoro, anche nelle mie aziende. Io posso andare a cena con il mio direttore tecnico e poi discuterci per quanto riguarda il lavoro su opinioni diverse. Cioè, questo fa parte normale della vita. Se voi poi vogliamo trovare il capello per fare altro gossip, freddezza, e in questo è stato un campione del mondo Amaranto Magazine, che tutti i giorni Ferretti che può fare, che può fare. Il ragionamento è semplicissimo, caro Amaranto. Semplicissimo, anche un bambino lo può capire. Se uno ha impegnato per 3 anni una certa cifra, poi che fa? A Roma si dice butti il bambino con l'acqua sporca. No, io non butto il bambino con l'acqua sporca, io seguito ad andare avanti, rinforzerò ancora di più gli investimenti perché il programma di Andrea Riccioli mi è piaciuto e molto mi è piaciuto. È molto difficile, anziché essere gasati, no? Entusiasmati,
trovare sempre dei muri o trovare sempre delle brutte parole, siamo arrivati anche alle minacce nei miei confronti perché le ho lette, e stare sempre zitti. Allora, grazie, per carità, non voglio da nessuno, però non vedo cosa ho fatto di così terribile. Io ho fatto una cosa semplicissima. Io ho preso l'Arezzo una settimana prima che i libri venissero portati in tribunale per fargli fare all'Arezzo il terzo fallimento. E questo è un fatto. Nessuno può disconoscere questa cosa. Poi siamo andati, abbiamo fatto un buon campionato, nonostante tutto. Poi c'è stata la famosa telenovela del ripescaggio, che oggi io vi spiego perché è semplicissima. Allora non c'hai soldi, è un pezzente, è un morto di fame, sì, non sono un bilionario, però credo che quando certe persone scrivono certe cose, forse non hanno le idee chiare di quanto sono lunghi a metterle in fila 3-4 milioni. Io li ho visti. Chi scrive in questa maniera probabilmente non ha la più pallida idea. Ci vuole tanto lavoro, tanta buona volontà, sacrifici enormi. Perché non c'entra niente, perché la Lega Pro è la categoria più schifosa che c'è, perché non entra manco un centesimo. Il tifoso seguiva molto di più la Serie D che non il Lega Pro, perché i famosi 5.000, presidente, ci porti il Lega Pro, le garantisco 5 parole che ho sentito qua, 5.000 spettatori, mai visti 5.000 spettatori, comunque va bene uguale. E il famoso ripescaggio all'epoca io ero in trattativa, vi dico nomi e cognomi, con il figlio del signor Zavaglia, il quale fa delle operazioni di feedback come ha fatto la Lazio, questo me lo disse Claudio Lotito, rivolgiti perché loro le fanno, e all'Arezzo avevano fatto per il logo una quotazione di 400.000 euro. 300 li ho messi io e mi devono dare altri 300. Poi che succede? Che queste aziende che fanno il feedback prendono giustamente, fanno delle ricerche, fanno quel loro lavoro, no? E uscì fuori, cosa che io non avevo né visto, né immaginato, né pensato, che il logo dell'Arezzo non è usato solo dall'Arezzo. A quel punto si è chiusa la porta e io mi sono trovato in grande difficoltà. Poi c'è stato il ripescaggio e quindi il sottoscritto ha risolto il problema, quindi abbiamo portato 600.000 euro alla banca e siamo andati in Lega Pro. Detta così in tre parole è molto facile, farlo è un pochino più complicato. Allora, io non voglio grazie da nessuno perché non mi interessa. Però avere fatto questo, avere fatto 3 anni di campionato, poi leggere, è il terzo anno, vattene Ferretti, eccetera, eccetera, venire a sapere che anche all'interno del mio gruppo c'è chi rema contro, beh, credo che umanamente ognuno di noi che ha un minimo di carattere forse è un attimino contrariato. Io non ho mai messo becco sulla formazione o su l'ingaggio dei giocatori e ho detto soltanto da novembre, e ci sono anche delle mail a riprova, che io volevo chiudere sia Tremolata che Monaco. Una serie di cose, non so nemmeno perché è successo, ce li siamo persi tutti e due, ma io l'unica volta che ho messo la mia voce sulla formazione, sui giocatori, è stata per Tremolata e per Monaco. La squadra dei vari anni, vabbè, quella quando sono arrivato già c'era, la squadra dei vari anni è stata sempre fatta
dal mister e con l'aiuto di Adriano Ciardullo. A me venivo coinvolto soltanto quando si parlava di ingaggio, quindi quando si parlava di soldi. Tutto qua. Quindi, Ma Presidente, sono d'accordissimo che è ora che cominciamo a investire, certo. la scelta dei contratti annuali era una scelta tecnica, non una scelta societaria. Lei non aveva fatto questa Assolutamente, valutazione. assolutamente. Io, se posso dire la mia modestissima opinione, per esempio, perché a me piaceva, Buonvissuto, io l'avrei tenuto, per dire. Poi tecnicamente dagli addetti ai lavori è stato deciso così, quindi non essendo un tecnico io ho accettato, ho detto va bene. Fatto dell'allenatore che a me mi ha aiutato moltissimo, per carità, che fa tutto, è andato bene, va bene fino a un certo punto. Poi come tutti noi credo che ci piace migliorare, provare a fare un saltino in più, ho capito che bisogna fare un'altra organizzazione. Abbiamo ragionato su questa nuova organizzazione, abbiamo chiesto al mister di venire a quel tavolo a parlare di questo programma futuro. Io capisco benissimo che se fino a ieri hai fatto tutto, poi È difficile. rimani male, no? Diciamoci la verità. Però noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo migliorare e provare a progredire. Quindi finché siamo chiusi in questa maniera, sì, vabbè, visto che, ripeto, la Lega però non è che mi piace molto, allora mi piacerebbe provare alzare l'asticella, non voglio aggiungere altro, alzare l'asticella, cioè già arrivare nelle prime tre già sarebbe una soddisfazione, no? Quindi questo è un po' il programma. Poi io capisco che umanamente ci si può anche rimanere male, certo. Sollecitato dai giornalisti, Ferretti ha parlato poi della questione del vicepresidente De Martino e del figlio Simone, ormai ex amaranto, dopo il tentativo di aggressione subita a Pisa dal collega Andrea Vato nel dopopartita. La vicenda De Martino, voglio essere ancora carino, la vicenda De Martino a me me ne può fregare di meno, nel senso, la vicenda De Martino non entra assolutamente nell'US Arezzo, la vicenda De Martino sarà discussa, forse non lo so, non mi interessa, in tribunale tra De Martino e Avato. Perché deve entrarci l'Arezzo? Tesserati dell'Unione Sportiva E Arezzo. allora? Vicepresidente, E Simone allora? Fano è avvenuto in un contesto di calcio dopo una partita in una sala stampa. Allora. A me sembra una spiegazione questa francamente non accettabile, perché quello che è successo in un contesto di calcio tra il vicepresidente della società, un tesserato dell'Arezzo e un giornalista. Non è che è successo al bar o al mercato, e allora aveva ragione Ma lei. io lo so, io lo so, infatti io non pretendo di avere ragione, è una faccenda nella quale io non voglio entrare, perché io lo so che oggi non aspettavate altro che parlare di De Martino e di Capuano. Allora, Capuano abbiamo fatto, facciamo De Martino. Allora, De Martino, parliamo di Simone De Martino, eh? Premesso che io non c'ero e quindi la verità io non la posso dire dov'è. Sono gliela dico questa. Ma la dice lei, ma io non l'ho vista. E perché io devo credere a lei quando lei tutti i giorni mi attacca Lei mi concederà quotidianamente? la buona fede, Io avevo molta perché stima vado di lei, lei lo ma sa. lei ha fatto un preambolo a questa conferenza stampa, Presidente, parlando anche di minacce, poi, che sono sempre da Subite, condannare, subite. subite, e poi mi fa un preambolo dicendo che oggi sarebbe stato lì al suo fianco De Martino. Mi perdoni, Sì, questa è certo. un'incongruenza da campionato del mondo, per usare Beh, un'espressione meno che ho male sto sentito lei. campionato del mondo. Però Ma lei pensa che è un'opinione. lei Ma ci sono anche è molti un testimoni, provocatore, Presidente. questo ormai No, le l'abbiamo dico capito, tutto e fuorché va la provocazione, benissimo, e per va benissimo. Ma cortesia. lei pensa che Non ci sarei io. neanche entrato nell'argomento io, si figuri un po'. Quindi, Lei sono pensa. sempre corretto. Posso? Prego, faccio. Lei pensa
che lei mi dice questa cosa e io rompo i rapporti con De Martino e gli tolgo la vicepresidenza perché me l'ha detta Vato. Ma ci mancherebbe, cioè, assolutamente. Lei fa gossip tutti i giorni su di noi, ok? Perché noi gli siamo simpatici. A me questo né mi dispiace né mi fa piacere, non me ne frega niente. Io so che ho un ruolo da presidente e che devo fare bene. Mi sono contornato di gente valida, basta, io devo fare bene questa cosa. Poi De Martino, Avato, a me non me ne frega niente, cioè lo devo scrivere, pubblicatelo. È una questione personale, come no, è una questione molto personale. Allora, se lei vuole entrare nel merito... Ma io ci voglio entrare nel merito. Ah, non ci vuole entrare. Aperto la questione, io non l'avrei neanche detto io non ho aperto la questione. Io ho giustificato che sono solo al tavolo e non c'è il vicepresidente. Non è che io voglio parlare di questa storia, cioè di questa storia non so più come dirlo, io non ci voglio entrare. Chiaro? Siete voi che mi tirate per la giacchetta e poi succede quello che succede. Il presidente dell'Arezzo ha parlato poi dei piani futuri, più investimenti, soldi spesi meglio per alzare l'asticella e puntare alle primissime posizioni in classifica. E il messaggio che voglio mandare è che io oggi sono qui per riconfermare, che mi dispiace per voi, non me ne vado, e che cercherò di fare ancora meglio. Con l'aiuto di questi nuovi amici, da parte mia farò ancora un pizzico di più per cercare di fare una buona squadra per il prossimo campionato e alzare la famosa asticella. Il budget di 575.000 euro, parliamo di netti. A questi netti va aggiunto circa un 48% in più, quindi andiamo a 1.200.000 e rotti. E ho fatto vedere, anche perché quello è il tuo lavoro, Roberto, no? Gli ho fatto vedere come si arriva a certe cifre, che stanno qua, fatte dai commercialisti. Quindi quando si parla di budget non è quello che realmente i giocatori si mettono in tasca, è brutto dirlo, insomma quello, lo stipendio che prendono, no? Poi c'è tutto il resto, che tutto il resto pesa oltre il 50%, perché poi ci sono le trasferte, poi c'è il pool, insomma c'è tanta di quella roba che porta poi a certe cifre. Quindi spero di aver chiarito che il budget non è quello. Bisognerebbe fare attenzione, forse, sicuramente, a spenderli un po' meglio. È chiaro che per il progetto che abbiamo, credo di poter dire tranquillamente che abbiamo già partorito, perché basta solo metterlo in atto e da venerdì cominciamo. È chiaro che richiederà uno sforzo maggiore di risorse economiche, questo è logico, perché se no l'asticella, sapete meglio di me, non sale.